appena siamo arrivati, occupavamo un pezzettino alla fine della serata, quando occupavamo un pezzo di piazza molto più grande. Ecco, io spero, io ho sentito questa cosa. Grazie a voi, anche a voi ragazzi, soprattutto a voi ragazzi, perché la vostra presenza è importante per gli altri. A volte noi abbiamo proprio bisogno di vedere chi ci siete, di vedere i vostri volti, di capire che quello che stiamo sognando, pensando, cercando di vivere insieme, lo vogliamo, lo possiamo fare insieme con qualcuno, insieme con voi. E quindi sono i vostri sorrisi, la vostra persona, la vostra presenza che ci dà anima. Non crediate, voi non animate solo i ragazzi, voi animate sempre la vostra speranza, la vostra presenza da speranza agli adulti, ai genitori che vedono per esempio portando i bambini in oratorio che sono affidati a qualcuno, anche se siete giovani, però vedono che ci sono dei custodi, vedono che c'è, sapete che il papà ha aperto il suo pontificato chiedendo alla Chiesa di imparare consegnando la parola del giorno di San Giuseppe, dicendo la Chiesa dovrebbe essere questa, dovrebbe essere capace di maternità, maternità, di custodia. Essere fratelli maggiori in oratorio significa dare speranza agli altri. E di più ancora, fare comunità in un mondo come questo, dove ognuno pensa a se stesso, dove ognuno pensa a proverete, imparerete a far come un uomo.
Facciamolo fuori, cioè andiamo a cercare. Ora, la
Stiamo attenti a questa cosa. Fare fuori un oratorio non significa pensare di andare chissà dove. Non è immediatamente una questione geografica. Altrimenti sarebbe facile, no? Tutto sommato, quello che abbiamo fatto ieri sera. Siamo usciti da qui e siamo andati nella piazza. Ok? È un tipo di azione. Ma io vorrei segnalarvi, questo lo dicevo per tutti, una cosa importante, che oggi il fuori ci viene incontro di su. Voi ragazzi che siete portatori di una novità, di un tempo nuovo, di un nuovo modo di pensare, di vivere, ma anche voi ragazzi che sono meno legati. Thank you.
d'occhi e dici: facciamo la riunione degli allenatori, e tu lo strozzeresti. Band, di che altro, insomma,
per dire che alcune cose che oggi noi abbiamo ascoltato, oggi, in questi tre giorni abbiamo ascoltato, e questo vuol dire grande, questa capacità di intercettare i bisogni nuovi, questa capacità di capire che alcune cose o le facciamo noi o non le fa nessuno. Una, occuparsi dei limiti. Sabía que era justo.
Questo.
siamo esenti. Scusate l'esempio cortissimo, ma è come la nube di cerchi, visto che è stato ricordato in questi giorni che c'è stato tutto un disastro. Quando tu sei in un contesto di radioattività, il contesto ti colpisce. Noi non siamo santi, noi non siamo esenti. Thank you.
Lasciarsi infangere dalle domande
Fino in cima.